Con il contributo finanziario da parte della provincia riprende, dopo 2 anni di sospensione, il presidio di soccorso acquatico lungo la costa teramana. Una convenzione sottoscritta dalla prefettura in rappresentanza del Ministero dell'Interno, dal Corpo dei Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto. Oggi sigliamo questa importantissima convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, dove la provincia di Teramo ha voluto fortemente, con la figura del presidente Diego De Bonaventura e nella mia persona come delegato alla Protezione Civile, quale convenzione? Quella del salvamento sulla costa teramana, che coinvolgerà i 7 comuni, le 7 sorelle della costa, quindi da Martinsicuro a Silvi. Questo per una maggiore tutela per i bagnanti, per i turisti e per i cittadini della provincia di Teramo, perché abbiamo dei pezzi di spiaggia non protetti, quindi non salvaguardati dai bagnini, e quindi questa è una maggiore sicurezza che un corpo dello Stato, quindi appunto questa convenzione la provincia di Teramo ha voluto fare. Grazie al contributo dell'ente di 8.000 euro sarà possibile integrare con mezzi e personale il servizio che viene svolto comunque normalmente dalla Capitaneria di Porto. 2 presidi che si attiveranno, uno a Tortoreto e uno a Roseto, per 16 giornate sino al termine della stagione estiva, prevedendo dei turni durante il fine settimana con l'ausilio di una moto d'acqua, gommone di soccorso e 2 unità di personale. L'obiettivo è quello di, o anche l'auspicio, di migliorare la sicurezza su tutta la costa diciamo della provincia di Teramo, e quindi la sicurezza dei bagnanti in questo periodo estivo con notevoli presenze. Il tutto chiaramente sarà, l'attività sarà sempre coordinata dall'ufficio marittimo di Giulianova e della Capitaneria di Porto, trattandosi di attività al mare. Quindi è un presidio che va ad aggiungersi al dispositivo già collaudato e in atto del soccorso in mare che opera ordinariamente.